Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come avete detto dal titolo sarà il video review o comunque prime impressioni tra virgolette della tinta naturale, quindi composta 100% da ingredienti non biologici ma comunque con inci ottimo della marca Bios Line Bio Cup. Allora ci tengo a precisare prima di iniziare il video che naturalmente non è un video in collaborazione, ho praticamente fatto proprio ieri 14 di febbraio, quindi San Valentino, la tinta ai capelli. Voglio però dirvi che il prodotto mi è stato omaggiato da Erboristeria Vegana, che è un negozio e uno shop online che vi avevo fatto vedere alcuni prodotti che ho ricevuto da questa bioprofumeria in un vecchio video haul che invece vi lascio qui sopra. Ma comunque, venendo al punto, tantissime di voi nei video, comunque anche il patatone, i miei parenti eccetera, stavano notando su di me sempre più capelli bianchi e quindi appunto Erboristeria Vegana si è offerta di farmi provare questa tinta. Se guardate comunque il video in cui vi faccio vedere per la prima volta il prodotto, noterete che è un po' datato, nel senso che comunque avevo questa tinta qui nell'armadio, non ho mai provato ad utilizzare neanche da sola, perché comunque io tendo a essere un soggetto allergico e quando in passato ho provato a fare riflessanti, mesh eccetera, è sempre stato un delirio, nel senso che il colore non prendeva. Vi faccio due esempi al volo. Da piccola volevo le mesh, non so se vi ricordate, negli anni 90 andavano tipo qui sopra bionde e non hanno preso tanto, nel senso che ho dovuto tipo passare mezza giornata con queste cartine dalla parrucchiera. La mia seconda esperienza con le tinte è stata un riflessante, l'ho fatto del colore viola ma è uscito rosso, quindi comunque ho notato che il mio capello tende molto a respingere tutto ciò che metto sopra, soprattutto se sono tinte, e questa è una premessa che capirete adesso perché la sto facendo. Naturalmente non ho il prodotto qui in mano perché sono andata alla mia parrucchiera di fiducia, ho portato questa tinta e lei gentilmente me l'ha applicata, è stata davvero bravissima, ha applicato il prodotto tanto sulle radici e poi diciamo strascichi di prodotto sulle punte e sulle lunghezze. Adesso mi sto vedendo anche dal video, non rende tantissimo il colore. La tinta in sé per sé era molto completa, aveva infatti l'ossigeno, il colore stesso e poi due campioncini, uno di shampoo Bios Line e uno di maschera o balsamo sempre della stessa linea, che naturalmente mi sono stati applicati per lavare i capelli. E per tutta la durata del video vi lascerò qui vicino il prodotto che ho utilizzato. Devo dirvi che mentre la parrucchiera mi applicava il prodotto sentivo un pochettino di pizzicorio, soprattutto qui verso la radice, ma credo sia anche un pochettino normale, poi magari ditemelo anche voi nei commenti perché io non sono assolutamente esperta di tinte, appunto per la presenza dell'ossigeno. Poi comunque con il passare del tempo, anche mentre continuavo ad applicare la tinta sulle lunghezze, comunque questo pizzicorio è sparito completamente. Mi ha lasciato in posa la tinta per 35 minuti, nonostante sulla confezione era scritto di lasciarla 20 minuti. E naturalmente in tutto questo tempo di applicazione non ho avuto alcun problema. E già questo mi è sembrato strano perché normalmente, come vi dicevo anche prima, quando metto qualcosa di particolare sui capelli io ho sempre problemi, non sono mai fortunata. Sinceramente credevo che la tinta non prendesse naturalmente. Invece passati 35 minuti, quando sono stati risciacquati i capelli, ragazze, il risultato è stato bellissimo. Io sono stata naturalmente contentissima. Il colore che ho fatto e che ho scelto appunto dal sito di Erboristeria Vegana è stato castano mogano, quindi diciamo un castano tendente più al rossiccio, anche se vedendo sul sito possiamo trovare davvero moltissimi colori, dal biondo, dal castano chiaro, e i prezzi di tutte queste tinte vanno dagli 8 euro in su. Io ho visto anche su Amazon che siamo tra gli 8 e i 12 euro, dipende molto anche dalla tipologia di colore. Adesso sono passate più o meno 24 ore dall'applicazione e tutti mi fanno i complimenti perché comunque dicono che questo colore, che io ho preso anche un po' alla cieca, sono sincera, mi sta davvero molto bene. Invece io guardandomi allo specchio mi vedo troppo rossa, cioè
o forse mi devo semplicemente abituare. Come vi dicevo anche prima, sono sempre stata castana chiara, il mio colore mi è sempre piaciuto, ma vi ripeto, il motivo per cui ho deciso di fare questa tinta è semplicemente per coprire i capelli bianchi. Ero, e dico ero, completamente piena, e appunto parlo al passato perché questa tinta, cioè ragazzi, è stata davvero fenomenale, perché ha coperto davvero benissimo tutti i capelli bianchi. E sono entusiasta di farvi questo video, si può naturalmente anche vedere, perché non me lo aspettavo, non credevo infatti di avere questo risultato così bello, di questo colore così pieno, e il rosso si vede soprattutto sulle radici, da una tinta 100% naturale. Quindi assolutamente, se avete questo problema di capelli bianchi, naturalmente se non sono tantissimi, vi consiglio di provare le tinte di Bios Line. Spero naturalmente che questo video, esperienza e prime impressioni vi sia piaciuto. Se può farvi piacere, naturalmente vi faccio sapere con i lavaggi come andrà il colore, se regge eccetera. Comunque per adesso sono davvero soddisfatta e aspetto naturalmente tutti i vostri commenti se avete provato le tinte Bios Line, come vi siete trovate. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e di iscrivervi qui giù al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!